siamo a Sanremo. In diretta qui da Sanremo a Radio Bruno, non potevano mancare per Sanremo Giovani, Cuzzo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, allora avete passato la prima serata, quindi accedete direttamente al venerdì, a domani sera, per la finalissima. È un pezzo che tra l'altro è il più passato per i giovani da tutte le radio italiane, compresa la nostra. Grazie. Siamo soddisfattissimi. Bene. Infatti, che cosa volere di più? No, vogliamo sapere un po' come è stato calcare quel palco. Allora, è stata prima di salire sul palco eravamo molto emozionati. Poi appena abbiamo cominciato a suonare, vai in automatico e quello che succede succede. Poi una volta finito, relax totale e nebbia totale davanti. Chi è che si era vestito da Sanremo con i fiori? Tu. Ero io. Un vestito? Ero vestito da Sanremo, che è il famosissimo santo protettore dei fiori, da cui la città prende il nome. Un vestito che ti hanno realizzato, hai fatto tu? No, l'ho assemblato io svaligiando tutti i negozi di cineserie e di bricolage di Roma e dintorni. Ragazzi, vogliamo raccontare un po' invece quando avete iniziato a suonare insieme, il vostro percorso musicale? Allora, il gruppo è nato nel 2006 e poi abbiamo fatto un'escalation di cose in tutti questi anni. Abbiamo fatto il primo disco nel 2013 e da 2 anni ormai suoniamo dappertutto, abbiamo fatto più di 100 concerti soltanto nel 2014 e poi siamo stati a San Giovanni il 1° maggio, abbiamo fatto l'apertura a Caparezza a Miami in America e abbiamo fatto concerti dappertutto. Adesso stiamo a Sanremo. E da qui che cosa vi aspettate? Soldi, fama, donne. Successo, donne. Un elicottero per me? E piscine varie, insomma. Varie. Non so, inizierà a breve un vostro tour? Sì, il tour ricomincia già il 19 febbraio, nelle Feltrinelli faremo degli acustici promozionali e poi a marzo si riparte in tutta Italia nei locali e l'estate nei festival, quindi non ci fermeremo mai. C'è un qualcosa che avevate già pensato di Sanremo e non vi aspettavate, insomma, non vi immaginavate, non so, tutto questo circo che gira attorno, pensavate così caotico, comunque bello? Ma innanzitutto non ci aspettavamo di arrivare a Sanremo, soprattutto con questo nome, la prima cosa. E no, in realtà poi ci aspettavamo magari un ambiente un po' più ingessato, un po' più di controllo, soprattutto nei nostri riguardi. Invece c'è una grande tranquillità, un ambiente rilassato, professionale, un bel clima umano. Facciamo quello che ci pare, insomma. Carlo Conti vi ha dato dei consigli importanti? Carlo Conti ci ha guardato negli occhi e ha detto: Cuzzo. E noi abbiamo detto sì, perché il nostro nome si scrive K-U-T-S-O, però avrebbe in realtà una pronuncia inglese con la A, non dico al altro. Al posto della U c'è la A, fate voi. E facciamo così, va bene? Allora, cambiando il nome, comunque il risultato non cambia, siete bravissimi, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.